Elisa, ma Don Mirko aveva detto che abbiamo finito il Levitico e adesso che libro iniziamo? Sai che sinceramente non lo so, mi ricordo che eravamo fermi nel punto in cui il popolo era fermo nel deserto. Vuoi che chiediamo? Sì, dai, chiamiamo Don Mirko, vediamo se ci aiuta. Ciao, ciao Lisa, Ciao, ciao ciao, Sara, ciao. ciao. Ditemi un po', di cosa stavate parlando? Stavamo parlando, insomma, la volta scorsa ci hai detto che appunto abbiamo finito il libro del Levitico, allora volevamo capire che libro iniziamo adesso. Benissimo, noi abbiamo concluso il libro del Levitico e finora abbiamo visto allora il libro della Genesi, il libro dell'Esodo e il libro del Levitico. Dov'è il popolo di Israele? Il popolo di Israele è proprio nel deserto. Nel libro dell'Esodo abbiamo ricordato la schiavitù in Egitto, abbiamo ricordato le piaghe dell'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, il popolo ha iniziato questa fuga nel deserto, salvo poi fermarsi presso il Monte Sinai. A metà del libro dell'Esodo e per tutto il libro del Levitico, e vedremo anche per una bella parte del libro dei Numeri, il popolo è ai piedi del Monte Sinai, dove si gioca l'alleanza con Dio, dove Dio dà i comandamenti sulle tavole di pietra, dove Dio dà la legge. E siamo ancora fermi ai piedi del Monte Sinai, nel deserto del Monte Sinai, in attesa finalmente di ripartire. Nel libro dei Numeri, il quarto libro della Bibbia, finalmente il popolo riparte. Faccio però notare che questa sosta così lunga, metà del libro dell'Esodo, tutto il libro del Levitico e metà del libro dei Numeri, con Israele fermo nel deserto per il discorso della legge, è sicuramente un indizio che ci fa pensare all'importanza che nel mondo ebraico ha questa legge, che ripeto, non è una legge per sfinire l'uomo, per rompere le scatole all'uomo, ma è una legge per la libertà dell'uomo. Questo popolo che Dio ha liberato dall'Egitto deve a tutti i costi rimanere libero. Allora Dio dà davvero tante leggi per questo popolo perché possa rimanere libero. Abbiamo visto anche nel libro del Levitico diverse leggi di tipo sociale, rispetto per i più poveri, per i più deboli, per le vedove, rispetto per il forestiero, per l'accoglienza di queste persone, perché Israele ha vissuto l'esperienza di essere forestiero, di non essere a casa sua, di essere sempre in posizione di svantaggio e quindi a sua volta è chiamato, come è stato quella volta benedetto da Dio, è chiamato ad essere benedizione per gli altri. Inizia adesso il libro dei Numeri, il quarto libro della Bibbia, e inizia con un qualcosa di particolare, con un censimento che Dio dice di fare a Mosè. Leggo allora le prime parole proprio del libro dei Numeri, che prende il nome, i Numeri, dai numeri del censimento che Dio chiede di fare. Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il primo giorno del secondo mese, il secondo anno dalla loro uscita dalla terra d'Egitto, e disse: Fate il computo di tutta la comunità degli Israeliti, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai 20 anni in su. Quanti in Israele possono andare in guerra? Tu e Aronne li censirete schiera per schiera. E tutti i censiti degli Israeliti, secondo i loro casati paterni, dai 20 anni in su, cioè quanti potevano andare in guerra in Israele, risultarono registrati in tutto nel numero di 603.550. Ma Don, mi ricordo che il censimento non è sempre gradito a Dio. È vero, nella Bibbia troviamo altri esempi di censimenti che sono stati voluti dal re Davide, ad esempio, oppure dall'imperatore dei Romani, e qui siamo al tempo praticamente della nascita di Gesù. In che senso il censimento non è gradito a Dio? Perché fare il censimento vuol dire sapere quante persone che possono combattere ci sono nel tuo regno, vuol dire sapere quante tasse puoi raccogliere, quanta ricchezza tu possiedi. Di solito fa il censimento non chi sta male, ma chi sta bene, chi è ricchissimo, chi è potentissimo, ed è chiaramente un segno di orgoglio. Per questo motivo, in linea di massima, a Dio non stanno molto simpatiche le persone che fanno censimenti, perché vogliono riconoscere la loro potenza. In questo caso, invece, è diverso. Dio stesso chiede di fare questo censimento, a partire dal quale risulta che sono più di 600.000 i maschi adulti degli ebrei sopra i 20 anni, senza contare naturalmente le donne,
senza contare tutti i più giovani. Vuol dire che il popolo uscito dall'Egitto è davvero un popolo molto numeroso ed è il popolo pronto per entrare nella terra promessa e conquistarla anche con le armi. Madonna, non ho capito, questo censimento in concreto che risultati ha? Allora, in questo censimento si fa il conto dei maschi adulti tribù per tribù. Il numero, vi dicevo, è di più di 600.000 persone, ma sono distribuite in maniera diversa nelle varie tribù. Risulta che la tribù più numerosa è la tribù di Giuda. E questo non è un caso, perché abbiamo già visto, quando eravamo sul libro della Genesi, un po' alla volta la tribù di Giuda prende il sopravvento sulle altre tribù, perché dalla tribù di Giuda naturalmente nascerà il re Davide, il grande re. Dalla tribù di Giuda nascerà la capitale Gerusalemme, la capitale del mondo ebraico. E quindi anche questo risultato del censimento, per come lo descrive la Bibbia, sottolinea le differenze di importanza tra le varie tribù, con la tribù di Giuda che è la più importante. Inoltre, a partire da questo censimento, si organizza anche la posizione delle varie tribù nel cammino lungo il deserto e poi quando le tribù si accampano attorno alla tenda dove abita Dio, quella tenda del convegno che è stata costruita nel libro dell'Esodo come segno della presenza di Dio che cammina in mezzo al suo popolo. Dio è come il generale di questo grande esercito e, come tutti i generali, vive in una tenda al centro dell'accampamento, nella posizione più protetta. Tutto intorno ci sono le varie tribù, secondo la loro importanza, secondo la loro dignità. Possiamo dire che, se è vero che la tribù di Giuda è la più numerosa, è vero che la tribù più importante a livello simbolico è la tribù di Levi, quella cioè dei sacerdoti, dei Leviti. Pensate, il libro del Levitico prende il nome proprio da questa tribù di Levi, questa tribù sacerdotale che naturalmente ha il privilegio di essere più vicina di altre tribù rispetto a Dio. Ecco, allora c'è stato il censimento. E poi un altro momento molto bello del libro dei numeri è al capitolo 6, quando Aronne e la casa di Levi può benedire tutti gli israeliti per il loro carattere sacerdotale. Leggo allora questa benedizione. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda la pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Ma una domanda, qual è l'aspetto più bello di questa benedizione che ho appena letto? Sì, allora questa benedizione è breve, è particolare nella sua brevità e a mio parere presenta tre grandi tematiche, tre punti su cui vorrei soffermarmi. La benedizione del Signore ha a che fare, al versetto 24, con questo aspetto del custodirti. Al versetto successivo ha a che fare con il farti grazia e al versetto ancora successivo con il fatto di concederti la pace. Mi pare che questi siano i tre grandi aspetti di questa benedizione. Il Signore ti custodisca. Quante volte nella Bibbia si dice che Dio è il pastore che si prende cura del gregge, che Dio è uno scudo di difesa, che Dio è una roccia, che Dio è un baluardo, che Dio è un solido fondamento per la tua vita. Quindi il Signore, prima di tutto, ti custodisce, si prende cura di te. E è proprio vero, abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci custodisce. E se voi pensate ai vostri più cari amici e le vostre più care amiche, sono persone che sanno prendersi cura di voi, che sanno custodirvi, che vi vogliono bene, ma direi nell'aspetto soprattutto del prendersi cura di voi e custodirvi. Un altro aspetto molto bello di questa benedizione è questo augurio: il Signore ti faccia grazia. Ora, la parola grazia deriva dalla stessa radice di gratis, qualcosa cioè che arriva non perché tu hai pagato, non perché tu lo hai meritato, ma come puro dono. Quindi l'augurio è che il Signore ci faccia grazia. E se noi pensiamo alla nostra vita, vediamo che davvero nei confronti di Dio sarebbe meschino accampare dei diritti, dei meriti, volere dei premi. Quello che noi riceviamo da Dio è pura grazia. E allora la grande richiesta di questa benedizione: il Signore si comporti nei tuoi confronti con grazia, cioè al di là dei tuoi meriti, al di là della tua bravura, il Signore ti voglia bene e si faccia presente nella tua vita per puro amore.
E anche voi, se pensate alle persone alle quali siete più legati, sono persone che vi vogliono bene in maniera gratuita, rispetto ai quali non è questione di meritarsi chissà che cosa, ma per puro amore e affetto sono vicini a voi e vi vogliono bene. Anche questo, secondo me, è un aspetto molto importante. L'ultimo aspetto di questa benedizione è l'augurio: il Signore ti conceda la pace. Quindi una pace sicuramente esteriore, una pace rispetto alle guerre, rispetto alle persecuzioni, e lo sa il Signore quanto c'è questo rischio anche adesso, ma diventa una pace anche di tipo sociale, cioè conceda la pace nelle nostre società, nelle nostre comunità, conceda la pace nelle nostre famiglie e ancora prima, andando dentro di noi, conceda la pace nella nostra stessa vita, cioè ci conceda quella pace, quella serenità interiore che sono essenziali per poter vivere appunto serenamente e per poter vivere con una certa tranquillità. Penso che questa benedizione sia davvero molto bella e consiglio a tutti di provare a rileggere questo capitolo sesto del libro dei Numeri, in cui si trova la benedizione del Signore verso tutti i suoi fedeli. Finalmente, dopo tutto questo grande momento di pausa che ci ha accompagnati per una parte del libro dell'Esodo, per tutto il Levitico e per un po' di capitoli del libro dei Numeri, finalmente è arrivato il momento di ripartire. Questo popolo che è fuggito dall'Egitto finalmente può ripartire. Allora leggo con il capitolo 10 del libro dei Numeri questo ordine della ripartenza. Il secondo anno, il secondo mese, il 20 del mese, la nube si alzò da sopra la dimora della testimonianza. Gli israeliti si mossero, secondo il loro ordine di spostamento, dal deserto del Sinai. La nube si fermò nel deserto di Paran. Così si misero in cammino la prima volta, secondo l'ordine del Signore dato per mezzo di Mosè. Ma leggendo questi versi mi sorge una domanda. Cosa si intende per dimora della testimonianza? Sì, praticamente qui si parla di una nube, della dimora, e di un riprendere il cammino, dice il versetto 13, per la prima volta. Dovete immaginare questo popolo che è fuggito dall'Egitto, che ha sempre camminato finché è arrivato al monte Sinai. Qui vi dicevo tutti quei capitoli sul tema della legge, che noi abbiamo affrontato anche, mi pare, in dettaglio, e adesso per la prima volta è giunto l'ordine di ripartire. Come arriva questo ordine? Attraverso la nube. La nube che è il segno della presenza di Dio, una nube che di giorno permette di fare ombra, immaginatevi la bellezza dell'ombra nel deserto, una nube che di notte invece è illuminata come se fosse una fiamma che fa luce e permette di camminare anche di notte, e quindi una nube che è il segno del prendersi cura di Dio verso il suo popolo. Questa nube, quando si alza, indica che bisogna partire, quando si abbassa indica che bisogna fermarsi. La nube si alza. E dov'è che sta questa nube? Questa nube riguarda tutto l'accampamento degli ebrei, ma soprattutto ha a che fare con la dimora della testimonianza, cioè questa tenda del convegno costruita per accogliere Dio, e in particolare in questa tenda del convegno c'è l'arca dell'alleanza, detta anche arca della testimonianza. Concretamente questa testimonianza sembra indicare le tavole di pietra sulle quali sono scritti i comandamenti. In che senso si chiama dimora della testimonianza? Perché questi comandamenti scritti su pietra sono in qualche modo la testimonianza dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Quindi sono scritti, diremmo noi, su carta, nero su bianco. In quel tempo i comandamenti vengono scritti su tavole di pietra. Allora, questa dimora, tra le tante cose che ha e che abbiamo già visto, soprattutto ha l'arca dell'alleanza e concretamente le tavole della legge, che accompagneranno sempre il popolo nel suo cammino verso la terra promessa. È una legge di libertà, quella contenuta nei comandamenti, e il popolo ha bisogno di rimanere sempre legato ad essa. Penso che sia qualcosa anche di molto bello e molto importante vedere che questo popolo che parte è accompagnato da Dio, è accompagnato dalla presenza fisica dei comandamenti che segnalano la vita nuova del popolo.